Buonasera, sono Carolina Novello, sono una precaria della scuola. Ho lavorato fino a poco tempo fa come collaboratrice scolastica. Sono una collaboratrice di terza fascia. La scuola mi ha dato tanto nella vita, ma quel tanto che mi ha dato, quel tanto si è ripreso. Ho avuto la possibilità di lavorare già prima della pandemia, poi è subentrata la pandemia. E la scuola è sempre stata un'istituzione in cui ho creduto, ecco perché ho continuato a lavorare per una scuola migliore per i ragazzi, innanzitutto per i miei figli. E questo non lo reputo giusto. Non reputo giusto l'aver lasciato a casa i miei figli in didattica a distanza, l'aver lasciato tutto, essermi esposta per offrire un servizio, perché pensavo che allo stesso modo sarebbe stato fatto questo servizio per i miei figli, quindi ho lasciato i bambini a casa, ho perso giornate da trascorrere con loro e finita la pandemia, tutti a casa. Diciamo che il sistema scolastico non sempre ha funzionato, anche perché tutto quello che noi anticipavamo come spese è rientrato dopo ben molto, molto tempo. E poi dalla sera alla mattina aver sentito tante promesse e poi restare a casa non è giusto, ma non è giusto soprattutto nei confronti dei ragazzi, nei confronti dei miei figli, dove adesso parlando con i collaboratori si trovano in grande difficoltà, in grande disagio per il carico operativo che hanno, perché sono pochi e non funziona così la scuola, questa non è l'istituzione in cui credo. Quindi spero vivamente che si possa fare qualcosa per migliorare la situazione, per me, soprattutto per i colleghi e per le future generazioni.